rappresentante dei pugilistici a Lumezzanese, sala stampi. Non vorremmo che i chili che regala Asigliani pesassero troppo sull'andamento del combattimento. Milis comunque è attesissimo, sono anni che sta difendendo con onore i colori della nazionale italiana, ora aspira sempre concretamente a una maglia azzurra per Barcellona, che ci ha detto intenderebbe averla nei mini Mosca o quantomeno nei Mosca, sicuramente non nei Gallo. Ora atteniamoci al combattimento. Melis sembra più deciso, Zigliani lo aspetta, sta facendolo Melis il combattimento, va avanti con il sinistro, spara bene il destro, vedete la velocità, la rapidità dell'azione di Melis logicamente è superiore a quella di Zigliani. Zigliani può avere dalla sua parte solamente la potenza per riuscire a sovvertire quella che la classe di Melis, la superiore classe di Melis, non dovrebbe discutersi. Va fuori il destro di Melis, risponde bene Zigliani che cerca di lavorare al corpo, non fa il passo indietro Melis. Licini questa sera è veramente impressionante per precisione e anche per non precisione. Il combattimento comunque sembra piacevole, è velocissimo, i due pugili stanno dando tutto. Zigliani continua a retrocedere, mette dentro un buon sinistro, duro lo scambio, alla meglio Zigliani in questo frangente. Melis imposta tutto il match sulla velocità, sull'esperienza, sulla sicurezza. Vedete che non vuol lasciare respiro a Zigliani. Zigliani riesce a mettere a destra un destro che va parzialmente fuori bersaglio. È velocissimo il ritmo imposto da Antonello. Ricordiamo che Antonello Melis è in maglietta azzurra, calzoncini rossi, mentre in completa divisa rossa è Pierangelo Zigliani, pugile della Val Camonica. Delicato comunque per entrambi il combattimento, nessuno dei due dovrebbe permettersi di perdere. Ha preso un colpo sotto Zigliani, l'ha accusato, sembra non l'abbia ancora recuperato completamente. È riuscito bene Melis ad andare dentro con un paio di colpi. Questa volta li ha sentiti Zigliani. Viene incitato Melis a lasciare andare a vuoto l'avversario per poi rientrare rapidamente. Ancora l'1-2 e i due colpi allo stomaco portato da Melis. Ora si fa intraprendente ma confusionario Zigliani. È un match comunque nelle mani di Melis, vedete l'esperienza di Melis, riesce a fare quello che vuole, si gira l'avversario, tutti i match sostenuti in nazionale sono serviti a qualche cosa, lavora bene sotto anche Antonello Melis. Termina il primo round e un round nettamente a favore del pugile lumezzanese. Dopo tanto tempo, io l'ultima volta che avevo visto Antonello Melis qui era nella sfortunato combattimento dove aveva messo KO dopo lo stop dell'arbitro il pugile Oddighe, e da allora non l'ho più visto, mi ha fatto impressione certe cose, certe serie, come mi ha un pochettino deluso una certa tenuta alquanto confusionaria per un combattimento che ha 40, per un pugile che ha 40 combattimenti e una ventini combattimenti nazionali, mi aspettavo più freddezza e più invece no, lo sembra un novizio che ha voglia di strafare contro un Zigliani che dovrebbe patire la maggiore tecnica, la maggiore velocità di un Melis. Io sono convinto che un Antonello Melis concentrato può addirittura vincere prima il limit contro Pierangelo Zigliani, però facendo così agevola il compito al suo avversario. Ma diciamo che nella permanenza in nazionale i pugili, tutti i pugili imparano se non altro a dare tutto nei 9 minuti di combattimento. Bello questo gancio sinistro di Melis d'incontro che ha bloccato l'azione di Zigliani.
Francescendo, 9 minuti il pugile deve sapere dare tutto quello che ha dentro, non deve scendere dal quadrato con risorse che poteva benissimo usare sul ring. E Melis sa benissimo che sul ring i 9 minuti sono tutto il match e ha imparato dalla scuola di Falcinelli a buttare tutte le sue energie in questi 9 minuti. Ecco perché non sta fermo un attimo, ecco perché anche quando cammina però costringe sempre l'avversario ad una difesa dispendiosa. Seguendo con tantissimo interesse questo combattimento, anche perché è un derby bresciano tra due pugili della nostra provincia, e sto vedendo un combattimento dove Zigliani mette sul quadrato tutte le sue doti, che sono la caparbietà, una certa possanza fisica. Poi sono convinto che se Antonello Melis fosse più calmo, con la velocità dei colpi, la precisione dei colpi, potrebbe rischiare di meno di quello che sta rischiando adesso, potrebbe fare un combattimento più facile e forse anche più bello. Invece si lascia condizionare dalla box non lineare piani e rischiando anche oltre il dovuto, secondo me, perché certi colpi forse è meglio non prenderli, specialmente da Zigliani. Mi sembra anche sia fermo sui colpi, infatti non doppi i colpi, e si espone alla reazione dell'avversario. La versione di Melis picchiatore personalmente non mi piace, forse può piacere a Falcinelli, ma il Melis picchiatore non, prima roba, non ha nel suo repertorio il pugno del KO, ed è impossibile far fare un picchiatore ad uno che non è picchiatore. Potrà avere la precisione del colpo e fare barcollare come ha fatto barcollare in questo momento Zigliani, ma deve puntare solo sulla precisione del colpo e della velocità, non assolutamente sulla potenza. Ricordiamo che Antonello Melis ha un curriculum di quasi 40 combattimenti, 38 combattimenti, con 24 vittorie, un pari e 13 sconfitte, tante partite all'estero contro grandissimi campioni e in nazionale. Ricordiamo gli ultimi due risultati positivi di Antonello Melis: è una medaglia d'oro in Germania nei pesi mosca e un secondo posto al torneo di Venezia nell'89. Il Melis che prende tanti colpi non è il Melis picchiatore. Comunque può piacere alla gente questo genere di combattimenti, per quelli che amano la nobile art forse un po' meno. Sarà un combattimento che piace al pubblico. Comunque Melis sta dimostrando che, come aveva sbagliato tattica nel match di finale dei campionati italiani contro Castiglione, ormai sembra che abbia acquisito solo questo tipo di tattica pugilistica che non confà alle sue doti. Adesso vediamo un Melis su 54 kg, ma Melis che vuole partecipare alle Olimpiadi deve essere un Melis sui 48-49 kg per fare il mini mosca. Facendo il mini mosca, andando dentro a farla a cazzotti così, non pensiamo che abbia vita lunga. Di qua si spiegano tanti successi proprio colti sul filo del traguardo di tornei importanti e anche dei titoli italiani, anche se la sua faretra ne conserva già tre di queste maglie tricolori. A seconda ripresa abbiamo visto il completo riscatto da parte di Zigliani, che ora si trova vicinissimo nel punteggio, se non addirittura appaiato nel punteggio al più blasonato antagonista. Ricordiamo che Zigliani, dopo 3 anni di riflessione, è ritornato a combattere nell'89, e da allora ha incamerato 17 combattimenti con 8 vittorie, 4 pari e 5 sconfitte, incontrando tutti i migliori della sua categoria nei pesi gallo, tipo Farinelli, tipo Bosco, tipo Casarin, 3 volte Pipia, 2 volte Ricciardi, e poi vincendo il torneo di Acqui Terme in novembre dell'anno scorso, che ne va alla qualifica di prima serie, dove ha perso in semifinale col campione italiano uscente e detentore del titolo Consul del Piemonte.
Vede che Zigliani appena si presenta l'occasione non demorde. All'inizio di carriera era promettentissimo, poi si mise a correre. Adesso lo vediamo in difficoltà a indietreggiare su un arrampante. Melis, che ci sembra che abbia preso qualche colpo di troppo contro un pugile, sì, valido, ma non alla sua altezza. Vediamo che anticipandolo sul tempo, mirando sulla velocità, ha gioco facilissimo Melis, confronto di Zigliani. C'è da mettere in canina anche una serie di colpi portati a vuoto da parte di Antonello, anche come questo gancio, pregevoli come queste che mettono in difficoltà Zigliani. Lo vediamo che la precisione dei colpi, quello che fa, non serve caricare i colpi per essere Zigliani in difficoltà, le gambe rigide. Ecco di nuovo invece Melis che si fa sorprendere. Ancora Antonello che mette in difficoltà Zigliani. Zigliani che sta chiedendo la terza ripresa in chiara difficoltà, pur non demorde e non tralascia certe reazioni, però tra i due vediamo che è molto più stanco Zigliani. Come si ferma sui colpi Melis diventa facile avversario di Zigliani, invece quando usa la velocità come in questo caso la precisione dei colpi mette in chiara difficoltà Zigliani. Dovrebbe aver vinto Antonello Melis, però penso che sia una vittoria che è costata parecchio al pugile di Lumezzane. Ormai ha detto tutto Gianni Spagnoli, dove la vittoria dovrebbe arridere al pugile di Gianni Medda, vale dire Antonello Melis, ma che esce bene da questo combattimento è Pierangelo Zigliani, un Zigliani che nonostante quel destraccio che spara in modo poco ortodosso è riuscito a colpire più volte un Melis privo completamente di tattica, di senso tattico, un Melis che ogni volta che si fermava un attimino prendeva 3-4 colpi anche abbastanza pesanti. Un Melis che, come ripetiamo, sembra aver acquisito questo tipo di condotta sul ring e non riesce più a cambiarlo. Doveva essere un combattimento per Melis abbastanza facile da vincere di classe e invece è stato costretto a tirar fuori le unghie, forse anche qualche cosino in più delle unghie per, diciamo noi, per accumulare una stentata vittoria ai punti. E la vittoria va giustamente ad Antonello Melis.